Buonasera. Come vi avevo anticipato la volta scorsa, il relatore di questa sera è sicuramente uno dei maggiori esperti, uno dei maggiori conoscitori del tratto di costa che stiamo prendendo in esame con questo ciclo di conferenze tra terra e mare, cioè il tratto di costa tirrenica compreso tra Civitavecchia e Tarquinia. E infatti Sergio Anelli da anni percorre questo tratto di costa appunto in lungo e largo per le sue ricerche. Sergio è un sub pluribrevettato, tra le sue varie competenze sicuramente l'aspetto umanamente più bello è quello che lui è abilitato dal 2007 all'insegnamento della subacquea ai portatori di handicap. Nel 1998 è stato tra i promotori per il parco archeologico sottomarino promosso la realizzazione di questo parco che era stata promossa dal comune di Civitavecchia. Porta avanti attività di ricerca ma anche di divulgazione didattica con varie associazioni, tra cui lo staff del subacqueo dell'Associazione I Tirreni, ma soprattutto collabora con l'Università della Tuscia, con l'Istituto di Oceanografia dell'Università della Tuscia e sta collaborando a una serie di studi propedeutici per la realizzazione di un'area azzurra lungo la costa di Civitavecchiese. E Sergio Anelli ha pubblicato svariate pubblicazioni su riviste di settore, tra cui Archeologia Viva e tante altre, ma anche sui quaderni dell'Archivio Storico di Civitavecchia. E soprattutto nel 2011, insieme a Massimo Sonno, che sarà con noi la prossima settimana, ha pubblicato questo volume, Rinvenimenti sottomarini nel comprensorio di Civitavecchia. È un volume che è stato finanziato dalla Fondazione Caricev, ma soprattutto fa parte di tre volumi, quindi una ponderosa edizione, che volevano praticamente celebrare, che sono stati pubblicati in occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell'Associazione Centuncelle. L'Associazione Centuncelle è un'associazione molto rilevante, oltre ad essere molto antica di Civitavecchia, ha avuto un ruolo forte nel tessuto cittadino civitavecchiese dal punto di vista culturale, perché l'Associazione Centuncelle, i suoi studiosi, diciamo, che ne fanno parte, hanno sicuramente contribuito notevolmente alla conoscenza dell'evoluzione storica del territorio di Civitavecchia, ma non solo del comprensorio di Civitavecchia, anche dei territori limitrofi come il territorio di Tolfa e quello di Abumiere, ma anche di Santa Marinella, no? L'Arco del Mignone in generale. E soprattutto ha avuto un ruolo anche civile. Perché? Perché l'Associazione Centuncelle ha praticamente affiancato la sovrintendenza nella salvaguardia del patrimonio archeologico di questo appunto comprensorio. A partire da circa 40 anni, da 40 anni a questa parte, le ricerche dell'Associazione Centuncelle sono state praticamente ampliate, sono state estese anche al mare. E sicuramente, diciamo, i due ricercatori, i due studiosi che hanno maggiormente contribuito a queste ricerche sono Sergio Anelli, ma anche Massimo Sonno. E sono ricerche importanti sotto tanti punti di vista. Innanzitutto perché loro sono riusciti a riassumere in questo volume quelle che sono state le notizie diciamo, di siti o di rinvenimenti che loro stessi hanno documentato. Però il lavoro è andato oltre. Loro sono riusciti a dare notizia in questo testo, anche diciamo, esulando come dire, i canali istituzionali di quei rinvenimenti clandestini di cui altrimenti non si avrebbe avuta nessuna notizia. Per cui voi capite qual è l'importanza di un testo del genere e l'importanza ancor più maggiore se voi pensate che in realtà in questo tratto di costa non sono mai stati fatti scavi scientifici subacquei. E soprattutto anche le ricognizioni subacquee c'è una forte carenza, anche laddove le ricognizioni subacquee si sarebbero dovute fare. È il caso ad esempio di Gravisca. Non vuole essere una polemica, questa sera Sergio parlerà ampiamente del porto di Gravisca, però a fronte di scavi che ormai vengono portati avanti dagli anni 70 sul porto etrusco-romano si sa veramente molto molto poco. Sono state fatte delle ipotesi.
ma queste ipotesi non sono state mai avvalorate da nessun scavo mirato, da nessuna ricerca mirata. Per cui voi capite appunto qual è l'importanza di questo lavoro. Io adesso vi lasciamo la parola, però devo dire una cosa che non avevo detto la volta scorsa, e cioè che quando durante queste conferenze si parlerà di relitti, si parlerà di rinvenimenti importanti, soprattutto di materiali di una certa importanza, non verranno mai fornite localizzazioni puntuali, e questo per ovvi motivi di tutela. Grazie mille. Alessandra, grazie, una buona serata a questo folto pubblico. Io devo dire ad Alessandra, intanto grazie per essere qui in questo posto così straordinario questa sera, ma grazie anche perché si è inventata in pochi giorni questa serie di conferenze che io spero possano dare un contributo alla conoscenza del patrimonio archeologico sottomarino, che è notevole in questa zona e che è sconosciuto. Quindi noi abbiamo provato con Massimo, con altri amici, a fare quei lavori per divulgarlo, ma è la prima volta che si fa una serie di conferenze organiche finalizzate alla conoscenza di questa zona di mare. Volevo farmi un saluto anche ai due amici biologi marini, Valentina e Simone, dell'Istituto di Oceanologia dell'Università della Tuscia, con i quali ho il privilegio di collaborare. Ed iniziamo, abbiamo un po' da parlare, spero di non annoiarvi. E possiamo dire subito che la città antica di Tarquinia, benché sia sita alcuni chilometri all'interno della costa, ha un rapporto con il mare che è profondo e molto antico. È profondo perché comunque tutti, o quantomeno la grossa parte degli scambi commerciali che ha avuto, arrivano dal mare. Scambi commerciali e culturali. Ora immagino che il pubblico qui è competente e sa benissimo la pesante influenza greca che c'è qui, testimoniata molte volte da una quantità copiosa di ceramiche attiche a figure rosse, a figure nere, corinzie e quant'altro. È antico anche questo rapporto, è testimoniato da modelli di imbarcazioni fittili lunghe e quindi da combattimento, tonde e quindi da carico, trovate in contesti di sepolture villanoviane. Parliamo almeno dell'VIII secolo a.C. Troviamo anche, questa è esposta nella mostra a Civitavecchia sui santuari di Gravisca, queste piccole barche in bronzo di epoca nuragica che vanno a testimoniare gli scambi fra il continente e l'isola, e anche un certo aspetto simbolico della nave che è depositata in delle fosse votive. Posso stare? Sì, scusate, mi siedo. Quello che era immaginabile, ossia grande quantità di commerci, grandi quantità di ceramiche, grandi quantità di scambi e di influenze culturali, doveva in teoria avere un corrispettivo anche in acqua, cosa che non avviene. Questo è il celeberrimo rilievo fatto dall'INA. L'INA è l'Institute of Nautical Archaeology, è la ricerca archeologica subacquea al massimo livello. Questi signori hanno scavato i due unici relitti dell'età del bronzo conosciuti nel Mediterraneo, ad Uluburun e a Capo Clidonia in Turchia. Parliamo del XIV secolo a.C. hanno fatto una serie di scavi impressionanti, arrivano qui, fanno due mesi di ricerche e non trovano nulla. Cosa che, insomma, essendo il porto di una città così nota e potente, doveva essere pieno di navi affondate, pieno di afori etrusche, greche, fenicie e quant'altro. Trovano la sabbia degli scogli, fanno questo rilievo.
quello che vedete qui è la testa del mono Clementino, però poi infine in verità non trovavo nulla. Questione anche che ha posto Alessandra prima: dove sta il porto? Si sono fatte una serie di ipotesi, fra cui una di quelle che al giorno d'oggi sono state avvalorate dopo aver subito delle critiche anche aspre, è quella che fa nel 1980 Benvenuto Frau con questa ipotesi fatta basata sullo studio di foto aeree e ricognizioni di superficie sul terreno. Lui indica in questa zona scura più umida la presenza di una dazzina interna ad uso militare di circa 25.000 metri quadri, un bacino commerciale qui a sinistra di circa 80.000 metri quadri con a supporto un frangifrutti, e qui c'è la zona col molo. Questa è la zona sacra, è un'ipotesi, ho detto, che sta tornando di gran voga, perché è supportata anche da una serie di analogie del mondo fenicio-punico e greco, ossia nell'antichità si cercava di non fare grandi opere a mare, ma di sfruttare quello che c'era nella zona immediatamente retrostante la costa, quindi stagni, piccole lagune, sacchi lagunari e quant'altro. Per analogia, qui siamo al Mignone. Questa c'è una piccola sacca che è un relitto di un'area più vasta, quindi con ogni probabilità le navi potevano entrare dalla foce, fare il giro e arrivare qui. Questa è una foto aerea del 1942, è un volo RAF. Vedete com'è molto più grande l'area del bacino? Ora qui poi c'è la questione del paleofiume dimostrato, però è vero anche che, parlando proprio con Massimo Sonno, con un vecchio signore che negli anni 50 del secolo scorso aveva fatto dei bagni qui a Sant'Agostino, in questa zona, lui ci ha garantito che aveva visto delle mura e degli archi all'interno di questo che ora è un piccolo stagno, quindi andrebbe investigato. Ancora, il mondo anche di influenza fenicio-punica è ricco di testimonianze in cui si sfruttano dei bacini interni. Questa è Mossia in Sicilia, con il canale che adduce dal mare all'interno, scusate. Qui è in Sardegna, la zona di Tarros, altro sito fenicio, con i due piccoli laghi, ora sono poco più che stagni, lo stagno di Capras e quello di Santa Giusta, sempre con un collegamento dato da vie d'acqua al mare. Questi sono dei rifugi comodi, non prevedono grossi lavori e danno anche un riparo dai venti che dominano in zona. Oh, questo è lo studio dello Smith che ha fatto in area magno-greca. Questo è Pestum, vedete qui, che nasce sopra un blocco di roccia calcarea. Tutte quelle linee scure è la vecchia linea della costa, che comprendeva piccoli laghi interni, sacchi lagunari e grossi stagni, al quale le navi potevano andare attraverso questo che ormai è un relitto. Quella linea scura è un fiume che metteva in collegamento il mare con le sacche interne. Quindi Frau probabilmente ha visto che il porto di Tarquinia è all'interno della linea della costa, proprio anche per analogia. Questi sono ancora alcuni degli esempi che ho trovato, ma potremmo stare qui a parlare fino a domani mattina volendo. Oh, qui siamo qui, ok, questo è quello che resta del vecchio porto. La zona più in terra, che è questa qui, è quella che è stata restaurata nel 1738
da Papa Clemente XII, quindi Paolo Clementino. Invece la zona più esterna è quella greca, e finalmente troviamo un qualcosa di greco nel mare della città. Eccolo qui, questo è il particolare, questo è un'opera di ingegneria straordinaria. Stiamo nel VI secolo avanti Cristo. Sono stati collocati questi blocchi a T, sono dei diatoni a incastro con degli altri massi, e immaginate che sono stati posti esattamente a Scirocco, a Libeccio, a Ponente e a Maestrale, che sono i quattro venti che dominano in zona. Quindi quando arriva l'onda, questo masso, che pesa 1500 kg, scarica la forza dell'onda direttamente al centro del molo. Straordinario. Questa zona e questo cerchio è probabilmente ciò che resta, è la base del vecchio faro, posto all'ingresso del Coton, ossia del canale che adduceva alla tazza interna. Che resta ancora di greco? Restano queste marre di ancora. Attenzione, perché queste sono marre che arrivano direttamente dalla Grecia. Sono state scavate in un marmo molto pregiato, che è il marmo del Limetto e del Pentelico, che sono queste due cave molto note, perché poi danno vita e forma a delle statue incredibili. Quindi se io arrivo dalla Grecia con una marra d'ancora scavata in questo marmo che è pregiato ed è costoso, significa c'è un solo scopo, è votivo. Vado a dedicarlo ad una dea, ad una divinità, e qui c'era il culto di Demetra, di Era e di Venere, diciamo. Molte marre di ancora, questa è celeberrima, è l'ancora di Sostrato. Sostrato è questo ricco mercante di Egina, quest'isola del mare Egeo, che arriva qui e pone questa marra d'ancora con dedica alla divinità. Perché l'ancora? Perché l'ancora poi la troveremo anche più avanti. È l'oggetto simbolico del marinaio per eccellenza, perché è il punto fermo, è il punto di riferimento nel mare in tempesta, poi può essere anche il mare della vita. Quindi ecco perché si vengono a trovare poi questi oggetti nelle zone votive dei templi. Questa è una delle pochissime testimonianze, è quella più vicina a noi, di un relitto greco, che sono pochi nel Mediterraneo, ce ne sono due in Sicilia, Gela, Gela 1 e Gela 2, qualche cosa in Francia. Questo che sta a Giglio dalla parte del Campese, che è quella esattamente opposta dove c'era la Concordia. Quest'elmo, che faceva parte di un carico di oggetti e manufatti e anfore greche, è stato trafugato nel 61, 53 anni fa, da un subacqueo tedesco che si era portato in Germania. L'ha fatto mettere a posto, è un'opera straordinaria, corinzia, e sono 53 anni che quest'elmo è in una cassaforte ad Amburgo. Questo è quello che non vorremmo vedere mai del nostro patrimonio storico archeologico. È il relitto greco più vicino al porto di Tarquinia. Qui sul disegno di Flavo iniziamo piano piano a scendere in acqua. Questa prima nave che vedete qui sulla destra, io l'ho messa ma perché è una segnalazione che abbiamo avuto più volte da bagnanti o pescatori o che andava a pesca di polpi e pesci, perché hanno visto questi signori un relitto, una struttura lignea con a fianco delle anfore di forma cilindrica e dei manufatti in passavetra di faience con delle finiture gialle. Questa sarebbe la scoperta del secolo, perché da quello che ci dicono sono tutte le caratteristiche di un relitto fenicio, quindi andrebbe investigato, insomma, in modo puntuale. Quello che invece sappiamo che c'è, perché l'abbiamo visto, in questa zona abbiamo un relitto più a sud, carico di Dolia, e vedremo anche che cosa sono, un relitto più a nord, carico di Dolia e di Anfore,
L'ancora che vedete qui è un reperto unico e straordinario, perché è una delle pochissime ancore, ce ne sono due, che qui una è una in Sicilia, che si è riuscita a conservare e fare la sabbia e il fango del bagnasciuga integra con il legno, è una cosa incredibile. Invece qui c'è un relitto carico di tegole e coppie che andavano a destinazione. Ci sono poi una serie di relitti moderni che non ho messo perché non ci sarebbero entrati, poi li andiamo a vedere dopo. Andiamo in acqua, no, ancora no, ecco. Sì, il dorium è questa grande olla che andava poi ad essere posta al centro delle navi. Questo è un dorium trovato da questa barca da pesca a Civitavecchia, credo davanti a Fiumicino, su un affondare di oltre 500 metri. Questa ve l'ho messa per farvi rendere conto delle dimensioni dell'olla. Questo è il piano di carico di un'altra nave, vedete, olle o doria al centro, anfore che vanno a completare il carico a prua e a poppa. Perché a un certo punto, questo proprio è un fenomeno tipico della fine, del passaggio fra la Repubblica e l'Impero a Roma, si tolgono le anfore e si carica in doria, perché si erano accorti che a parità di spazio di volume occupato riuscivano a trasportare un terzo di liquido in più, e quindi è tutto quanto guadagno in più. Ok? Eccoci qua. Andiamo in acqua. Ora qui il fondale è straordinario, perché si va oggi e si trova questo, si va il giorno dopo e ci sono due metri di sabbia che ci restano per 20 anni. Quindi quello che ci ha detto, bene, siamo andati, abbiamo trovato questa condizione straordinaria, faceva un freddo cane perché era gennaio, però siamo riusciti a fare le foto. Ci sono molti 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 frammenti di doria che, fra altre cose, si mettono anche a formare una scia e ci indicano la rotta che questa povera nave, rotta in due, ha fatto nell'ultimo tratto. Questo all'interno di un dorium, all'interno ha un rivestimento in pece, perché serve a impermeabilizzare la parete del dorium, appunto. Quello che vedete qui in grigio è una grappa di riparazione, cioè che succede? Che in cottura questi dorium, che hanno delle pareti spesse anche 7 cm, tendono proprio per la loro mole a non cuocersi bene e creano delle crepe. Quindi il ceramista va lì con la sua piccozza, crea dei semi a croce un po' larghi nella zona della crepa, cola del piombo caldo che picchietta, stende e ferma la crepa, ok? Eccola qui, questo fra le altre cose è testimoniato, c'è quella pagina straordinaria di Pirandello nella giara, dove c'è il ceramista che va a bucare e a cucire questa giara che si è rotta. Fra le altre cose, queste olle hanno anche una dotazione di bolli molto importanti, che abbiamo trovato per documentarli un po' io, un po' anche con Massimo. Questo che si legge appena è Soteric, questo è un liberto, è Sotericus fecit. Adesso andiamo a vedere meglio. Quello che viene impresso sulla ceramica fresca è il timbro della figlina, ossia è il timbro di fabbrica della figlina che ha prodotto l'olla. Qui abbiamo questo bellissimo bollo in planta pedis con Philomusus, che è il liberto, Pirani è una famiglia ricca e patrizia dell'antica Roma, che vive e commercia dalla zona di Minturno, nei pressi di Gaeta. Siamo al confine fra l'Asso meridionale e la Campania, quindi abbiamo detto Philomusus, Pirani, Servus fecit, ok? Qui abbiamo ancora Pirano, poi questo non si vede, probabilmente Servus, certo, questo è un altro liberto sempre che lavora per i Pirani, fecit. Questo bollo noi l'abbiamo pulito, fatto la foto,
abbiamo interessato un ispettore della sovrintendenza per venirlo a prendere, siamo andati in acqua e non c'era più. Allora, questo è quello che anche non dovrebbe accadere mai, perché quando si va a togliere poi un documento simile, non si può fare quello che andiamo a vedere, cioè questo. Cos'è questo? Se io trovo un Sotericus su una nave Condoglia che è affondata alla Dispoli e lo ritrovo a Tarquinia e lo ritrovo alla Garuppo e al Gran Ribò, tiro la linea e ho fatto la rotta che ha fatto la nave. Quindi ecco perché è così importante, al di là che lo prevede la legge, ma non andare poi a smuovere, a decontestualizzare questi timbri che poi magari vanno a in casa a prendere polvere, insomma. Questo anche è molto bello, questo è un dolium con questo graffito che io ho riportato qui perché magari la zona è questa ma non si vede bene. Questa è l'unità di capacità dell'olla, sono tre, anche se il termine non è particolarmente bello, ma è un culleus. Il culleus è pari a 524 litri circa, quindi qui abbiamo tre collei più questa specie di S girata che significa metà della quantità. Qui, questo grande vaso portava 1820 e rotti litri, quindi cose veramente grandi e capienti. Questa è molto bella perché affianca al frammento di dolium con rivestimento interno in pece una lamina di piombo della nave che serve a proteggere la carena, quindi qui probabilmente la nave si è spaccata, si è appoggiato il dolium sul legno, il legno nei secoli se n'è andato ed è rimasto il rivestimento in piombo della carena con i buchi dei chiodi che andavano a fissare, questo per evitare che la teretide navale, che poi alla fine è una specie di lombrico, è un bivalve, che mangia il legno e lo buca, andasse a distruggere il legno della nave stessa. Sono stati trovati una serie incredibile di chiodi, che noi immaginavamo che fossero in bronzo. Invece anche qui, e questa è una cosa tipica, almeno per le comparazioni che siamo riusciti a fare, questo è un bellissimo disegno di Laura Rando. A Tarquinia c'è il primo unicum, ossia, anziché la solita lega rame-stagno, abbiamo trovato rame, qui è il primo chiodo che è il numero 5, al 95%, ferro 0,48 e qualche traccia, alluminio 3,99. Il chiodo 8, alluminio, è quasi il 2%, tracce di un silicio, ferro e rame 97%. Che succede? Al giorno d'oggi quelle parti che devono andare in certi posti a bordo delle navi, in posti che subiscono particolarmente la corrosione del sale, vengono costruite, ma oggi, con delle percentuali di rame e d'alluminio che arriva anche al 25%. Noi le comparazioni che abbiamo fatto, un po' io, un po' Massimo, con ciò che si è trovato, con i chiodi delle navi di Nemi, con i chiodi del relitto di Chiesi all'Elba, parlano tutte della solita lega rame stagno. Evidentemente qua il fabbro ha capito che il minerale che arrivava da una certa cava era più duro meccanicamente e più resistente alla corrosione ed ha continuato a battere questi chiodi che troviamo, almeno per quello che sappiamo, solo qui. Ecco, adesso vi rubo un attimo perché stiamo per andare a vedere quello che resta delle strutture in legno della nave. Ma questa foto è per dirvi come era fatta una nave dell'età classica. Veniva postata la chiglia e sulla chiglia fasciame a incastro con tenoni e mortase veniva creato un guscio che da solo poteva essere messo in acqua e da idoneo a galleggiare. Tutte le navi, dalle navi di Cheofe per tutta l'età classica e fino a metà del Medioevo, sono costruite così, su guscio. Gli inglesi dicono shellfish, cioè prima la conchiglia, prima il guscio. Le ordinate che si vedono vengono inserite
in secondo momento generalmente non toccano la chiglia per dare una sorta di resistenza trasversale alla nave. Quello che troviamo qui ed è bellissimo, io il giorno che l'ho visto ho rischiato di annegare, ho fatto delle bolle con l'erogatore incredibili, perché qui nel taglio del fasciame, eccole qui, una, due, tre, con degli intervalli che sono regolari, con un lavoro che poi è fatto a mano, quindi è l'opera di un genio questo qui. Sopra abbiamo questa ordinata e la caviglia in legno che collega l'ordinata al fasciame. Qui in particolare c'è il tenone, il collegamento interno fra i due corsi di fasciame, che è posto a paro, così è chiamata la tecnica. Questo è un frammento di un'ordinata che il mare ha staccato alla nave, l'ha fatta girare per dei mesi, probabilmente è diventata rotonda, però ci ha lasciato la testimonianza di come venivano inazzerite le caviglie fra l'ordinata e il fasciame a forza, con questa specie di guarnizione, questa forse è canapa o lino, insomma, comunque, ecco, con una massa che andava a mettere con tutta la forza possibile per ammorsare l'ordinata al fasciame. È una cosa bellissima, guardate qui quello che c'è, speriamo che ci sia ora sopra la sabbia. Eccola qui. Fra le altre cose poi si trovano anche dei particolari, questo è con ogni probabilità l'incastro del ginocchio dello scalmo, ossia il punto dove l'ordinata si va ad incastrare poi con la costola che sale. Ecco le altre. C'è quasi una scansione, tac tac tac, perché lo spazio che c'è fra un'ordinata e l'altra è pari all'ordinata stessa, quindi se un'ordinata è di 15 centimetri c'è un intervallo di 15 centimetri con la prossima, sembrano quasi i ritmi del segmento aereo. È una cosa incredibile. Questo è veramente un unicum che abbiamo trovato, poi con Massimo abbiamo fatto mille confronti ma non abbiamo trovato nulla di simile qui a Tarquinia. Questo è sempre un frammento della nave a sud, c'è questa calotta di bronzo che poi la volta dopo il mare aveva scavato, c'è un perno che è passante fra ordinata e fasciame. Questo è il disegno che ha fatto Massimo su una di queste calotte che è stata tolta, era caduta nella sabbia. C'è un perno interno che è stato battuto a caldo su una rondella, quindi messo proprio a pressione, però di là non sappiamo che c'era, perché c'è sopra la nave, insomma. E l'abbiamo trovato nel relitto a sud in tre luoghi, 1, 2 e 3, probabilmente è un rinforzo di una nave già vecchia allora, magari, ma è un'ipotesi, andrebbe investigata. Questa è un'altra cosa straordinaria che la sabbia ha conservato. Questo è un frammento del pennone, ossia di quel legno, che alza la vela, alza e issa e ammaina la vela. Fra le altre cose, la cosa è confermata, oltre che dall'analogia che andremo a vedere con la nave 1 di Fiumicino, anche da questo cerchio in piombo, che ormai l'archeologia subacquea ha dichiarato essere uno dei tanti pesi che vengono messi sulle vele per facilitare le manovre di issa e di ammaina della tela. Dovete vedere queste coppie di buchi che sono passanti nel legno, forse qua si vedono meglio, uno, due, l'altro è dietro, quindi non lo possiamo vedere. Eccoli qua, a coppie passanti, collegano la vela al pennone e il pennone all'anello che sull'albero poi permette il movimento della tela. È una cosa straordinaria che noi abbiamo avuto con Massimo la fortuna di vedere e documentare. Altre parti dell'armamento, questo è uno scandaglio per vedere la profondità e la natura del fondo. Eccola qui, l'ancora. Questa è un'ancora di 10 centimetri che sicuramente non è funzionale ad un uso nautico, ma è funzionale ad un uso votivo. Oddio, aiuto, tuc tuc, metto questa ancora in piombo, c'è il buchino per il chiodo dentro al mio posto, insomma.
e questa l'acqua è un pochino sporca e siamo un pochino più a nord, è la seconda nave, sempre costruita su guscio. Questo è Marco, è un caro amico qui di Tarquinia, un signore del gruppo sommozzatori di carabinieri. Questa l'ha ancora trovata intatta in legno. Come vedete, Marco ha un pezzo in mano, perché queste ancore erano costruite in modo da poter sostituire le marre che eventualmente si fossero rotte, sempre con un sistema di incassi con caviglie. Ecco, qui si vede meglio. È una cosa incredibile. Eccola qua, qui si vede proprio, c'è il punto di congiunzione con le caviglie che si possono togliere per sfilare la marra e metterla nuova, e i cavicchi che bloccano tutto. Questo qui che vedete è il collare della grande marra in piombo che non si è trovata. Scusate, ho sbagliato verso. Ancora parte dell'armamento della nave, questo è un ombrinale, cioè è un tubo in piombo che scarica l'acqua fuori bordo. Fare altre cose, altro lavoro di ingegneria, più ci si avvicina all'uscita, più il diametro è piccolo, in modo che l'acqua è spinta fuori a pressioni più alte. Questa, con ogni probabilità, è una ricostruzione che abbiamo fatto in Azione al Massimo. Abbiamo ipotizzato che potrebbe essere la bella di una pompa, di una noria, di una pompa a stantuffo che portava sull'acqua dalle sentine all'ombrinale a mare. Ancora d'ora ce ne sono una quantità, molti. Anche in questo caso fanno una striscia che ci indica poi la rotta finale della nave. A corredo di Doria, nel relitto nord, ci sono queste anfore, sono anfore di tipologia Dressel 2, campane, ed erano molte. Fare altre cose, queste foto degli anni 70, qui è archeologico anche il motorino dietro che ci indica l'età della foto, hanno un bel corredo di iscrizioni, di titoli picti che non siamo riusciti a decifrare, quindi lasciamo questo compito magari a chi vuole farlo, ma che senza meno ci darebbero delle informazioni in più, sono molte. Naturalmente la nave, abbiamo detto, è campana, e campane sono anche queste macine in pietra lavica. Questa è la parte più alta, la parte in basso così è assemblata. Hanno scritto che, ho detto a volte, che si trattava di macine per la dotazione di bordo. Non è vero, è un sottotraffico, quindi fino Doria, anfore, macine. La zona è quella, sono anfore campane, il vino è campano o quantomeno è di Minturno. E le macine sono sempre di quella zona. È un sottotraffico commerciale. Stiamo qui. Abbiamo detto Tarquinia è un porto che con alti e bassi, ma ha vissuto fino al 1940, quando poi le truppe tedesche ritirate hanno messo delle mine ed è saltato un nuovo frangifotte. Ma è un porto che è durato appunto con alti e bassi fino al 1945, e quindi oltre a navi di epoca classica c'è una serie di relitti di epoca a noi più vicina, moderna. Vedete proprio a colpo d'occhio, questa è una nave costruita su scheletro. Adesso andiamo anche a vedere a quello che significa. Sono strutture forti, molto robuste, con queste ordinate, ravvicinate e molto grandi. Scusate, ho fatto un caos. Ecco qui. Ora, a differenza delle navi e delle barche classiche, le navi e le barche della metà del Medioevo in poi sono costruite su scheletro. Che significa?
si imposta prima l'anguilla sulle quali vengono ammorsate le ordinate e di materiali che vedete qui, e su questi si inchioda il fasciame. È concettualmente il polo nord e il polo sud, ok? Però questo è quello che dà vita poi alla marineria in legno che arriva fino ai giorni nostri. Questo, fra l'altro, è un bellissimo schema di un corso liquido. Vi faccio un momentino questa parentesi, perché le barche in legno dalla metà del Medioevo in poi sono così tante le barche tradizionali che gli archeologi navali parlano di un'etnologia delle barche, quindi sono legate anche al territorio. Questo è un golfo ligure con il mascone molto tondo, perché in Liguria ogni sera si tiravano le barche in secca. Il giorno dopo, se volevi andare a pesca, avevi quest'onda di risacca bella alta, per cui c'era una barca tonda che prendesse sul volume esterno l'onda, andasse in su e permettesse al pescatore di scavalcare il reef ed andarsene a pesca. È un commercio che dura dal Medioevo fino al, queste sono foto del 1930, si tira il leudo in secca, si scarica, e sicuramente questo è un traffico che c'era anche qui, per il vino, per i marmi che arrivavano da Carrara e facevano tappa qui prima di andare a Roma, e per tutto quello che c'era da portare. Questa è una bellissima foto di una questo è un leudo, non ve l'ho detto, questa è una tartana, altra barca tradizionale molto conosciuta. Questa è una foto del 1934, quindi immaginate, è l'altro ieri storico. Questo è il porto di Civitavecchia, con l'arsenale, c'è un palombaro che è pronto a fare la sua uscita, ma dietro, questa è una foto degli anni 40, c'è un veliero, quindi si è andati a vela fino a ieri. Mio padre, che è lì in mezzo a voi, mi ha detto più di una volta che intorno al 50, scusate, ho finito la voce, un attimo solo. Grazie. Negli anni 50 arrivava ancora i prodotti tipici da Olbia, arrivavano con delle barche a vela, quindi il formaggio, la carne di pecora, arrivavano così. E noi troviamo, e qui occorrerebbe andare a fare un'indagine molto puntuale, perché poi dallo spessore del fasciame, dalle misure delle ordinate e quant'altro, si riesce a ricostruire la nave e la storia del traffico. Ce ne sono una quantità, 5, 6, 8, non lo so, guardate che belle immagini. Ed è un traffico che doveva essere anche intenso, perché qui si vede anche dall'acqua, stiamo un po' più a sud, qui a San Giorgio, questo sono io che indico col dito perché ho guanto rotto, è un'altra nave costruita su scheletro, è un po' più piatta, potrebbe essere una delle chiatte che portavano il sale dalle saline a Roma. Solito discorso, andrebbe investigata. Io ho finito la parte storica archeologica, se adesso è andato, ma niente in contrario. Volevo fare un piccolo omaggio al nostro mare, che nonostante l'inquinamento e tutti i caos che è intorno, ci regala ancora queste immagini straordinarie. Questo è corallo, scusate, ed è un patrimonio, quello storico archeologico e quello biologico, che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Grazie a tutto. Bene, grazie a Sergio Anelli. Avete domande? Avete domande da fare? Nessuno di voi ha domande da fare? Io ringrazio Sergio perché per l'analisi veramente puntuale ci ha dato una lezione di tecnica navale incredibile, rendendolo peraltro comprensibile a tutti. E vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana,
l'appuntamento della prossima settimana sarà con appunto Massimo Sonno, che, con cui Sergio collabora, e con un argomento altrettanto importante e altrettanto interessante, quello delle cave che sono state localizzate lungo la costa appunto Civitavecchiese. Sono cave di scaglia, questo calcare marmoso che è tipico della zona di Civitavecchia. In realtà lui parla di cave semisommerse, ma nell'antichità si trattava di cave che si trovavano lungo la costa e che poi con l'avanzamento del mare sono ormai appunto semisommerse. E c'è un amplissimo uso di questo materiale, perché viene utilizzato nel periodo etrusco sia nelle strutture non solo abitative ma anche santuariali, ma anche nelle necropoli, perché a Punta della Vipera, Castellina, sono state trovate appunto tombe che sono state costruite lateralmente con queste scaglie, di appunto con queste lastre di scaglia. E peraltro il ritrovamento e la localizzazione di alcuni relitti che con carichi di scaglia hanno permesso appunto a Massimo di valutare anche quella che poteva essere la portata dei commerci di questo materiale altrove. Per cui vi aspettiamo la prossima settimana. Grazie mille.